Ciao ragazzi, bentornati su Sneakerare, stagione delle Legit vs Fake sul canale, terzo di fila. Quest'oggi vediamo le Nike Dunk Low in collaborazione con Travis Scott. Prima grande differenza, naturalmente, a sinistra scatola e scarpa Legit, destra scatola e scarpa Fake. Come sempre, come vediamo, a sinistra la Legit ha il box ordinario, quello rilasciato durante la release ufficiale, mentre a destra dovremmo avere lo special box rilasciato solamente sul sito Travis Scott, molto difficile da trovare. Quindi ragazzi, se vi trovate di fronte già a uno special box, andate a vedere bene tutto quanto, perché come vedete utilizzano questo qui, molto bello naturalmente, però non è originale. Direi che guardare le scatole è abbastanza superfluo in questo caso, anche se come sempre ci sono delle differenze di grandezza. Di solito la Fake è più piccola, in questo caso è più grande. Io direi a questo punto, ragazzi, di passare direttamente alle scarpe. Rapido sguardo d'insieme due modelli, eccoli qui ragazzi, li guardiamo bene o male in tutte le loro angolazioni, ecco qui, e devo dire che le differenze ci sono, non sono così immediatamente visibili, e per fortuna ragazzi c'è Sneakerare. Partiamo naturalmente come sempre dalla tomaia. Questa è la tomaia della Legit. Io vi farei dare uno sguardo prima ravvicinato appunto a questo modello. Guardate, ci sono delle cose da guardare: il tartan, il materiale dello swoosh, la trama del bandana e poi queste scritte della casa Travis Scott, della casa discografica, anche nella parte posteriore e qui di lato. Andiamo da subito a metterle a confronto. Guardiamo come prima cosa il materiale dello swoosh è leggermente new buck, se così possiamo dire, nero nella Legit, e devo dire che il new buck della Fake è molto più chiaro, come noterete. Un'altra cosa è la trama del tartan della parte centrale, che noterete ha delle grandi differenze. Qui come vedete è più scuro, qui è più chiaro. Non so se nei vari modelli ci sono delle differenze nette anche in queste parti, però qui ci sono. Guardiamo adesso le gocce, chiamiamole così, della trama bandana. Come noterete nella Fake sono posizionate diversamente. Guardate qui, abbiamo una goccia qui, mentre qui è da tutt'altra parte. Abbiamo anche la trama qui nella parte posteriore, che forse è la parte un po' più simile. Quindi anche qui delle belle differenze. Una cosa sempre da vedere sono le cuciture. Guardate la doppia battuta della Legit, è molto ravvicinata, mentre la doppia battuta della Fake presenta delle piccole differenze, mi sembra anche leggermente più allargata. Oltretutto il materiale bandana è meno rigido, un po' più ginsato della versione Legit. Altra grande differenza la notiamo sulla toe box. Guardate la foratura della toe box originale, molto larga, mentre qui abbiamo dei forellini molto piccoli. Quindi questa è un'altra grande differenza. Passiamo a vedere la parte posteriore, una delle parti forse meglio fatte, se non che guardate qui, anche qui le cuciture sono molto più larghe rispetto a quelle della Legit. Grande altra differenza. Stessa problematica naturalmente sullo swoosh rosa, così un rosa antico, piccole differenze di colore, è tutto un po' più chiaro nella Fake, mentre nella Legit no. Anche qui nell'altra parte il tartan ha una trama differente, ripeto, magari tutti i modelli hanno una trama differente, però questa è una differenza che devo dirvi naturalmente e è da notare. Guardiamo adesso i lacci. Di fabbrica ci sono anche altri due lacci, è inutile che ve li prendo, sono fatti bene, sono Dunk, quindi un po' spessi, quasi rope, neri e rosa dello stesso tono appunto dello swoosh qui al centro. Se notiamo naturalmente questi lacci che sono i più particolari, notiamo che nella Legit hanno una trama molto più, hanno una cordatura molto più larga, molto più morbida,
mentre qui la trama è molto meno morbida, molto più stretta e morbida naturalmente, quindi altra grande differenza. Devo dire invece sulla linguetta poche differenze, se non che il materiale qui in questo color sabbia è molto più liscio e senza particolari venature rispetto a questo qui, che è fondamentalmente, guardate, un new buck, quasi uno scamosciato, guardate come si muove il pellame, mentre qui è molto liscio, è praticamente quasi pelle. Per quanto riguarda invece l'etichetta, siamo lì, sono fatte abbastanza bene. Passiamo adesso alle solette, guardate delle grandi differenze anche qui nella colorazione, molto più scura nella fake, più chiara naturalmente nella Legit, e nel posizionamento dei vari loghi. Il logo Cactus Jack, come vedete, è molto spostato al centro, mentre qui, ragazzi, è alto e più grande. Anche qui la colorazione è più scura, è tutto un po' più scuro, anche la scritta Nike SB, molto meglio stampata nella Legit, peggio nella fake. Guardiamo la parte posteriore, devo ammettere che è abbastanza simile, se non che nella Legit questi due pad di zoom, anche se questo qui sopra non è proprio zoom, è tipo una schiuma espansa, è molto più larga questa parte nera e la parte appunto dello zoom air, mentre qui abbiamo, vedete, solo la parte centrale e lo zoom mi sembra anche più piccolo, sì, è più piccolo, ragazzi, quindi attenzione, guardate anche questo aspetto. Diamo un'occhiata alle cuciture interne della Legit, guardate, base bianca, cuciture sempre molto strette tutte intorno. Devo dire che nella fake ci sono delle differenze, il materiale della parte bianca è molto più cotonato, diciamo, e noterete che anche la trama delle cuciture è più larga. Oltretutto si vede, come noterete, anche la trama della cucitura, dell'attaccatura, questa qui della midsole, mentre di qua è nera, quindi quasi non si vede. Io non l'avevo vista inizialmente, invece è nera, mentre di qua è bianca, quindi grande differenza. Passiamo adesso a guardare le intersuole, fatte discretamente bene. Devo dire che la texture della Legit mi sembra un po' più a rilievo di quella della fake. Oltretutto il materiale della suola è leggermente più chiaro nella versione non originale. Per il resto, ragazzi, è gomma vulcanizzata, come vi dico sempre, quindi le differenze, insomma, sono abbastanza poco visibili. Anche sulla suola ci sono poche differenze, se non che appunto la texture in senso assoluto è più marcata nella Legit, meno marcata nella fake. Oltretutto nella parte qui, in questo tondo, chiamiamolo così, dovrebbe essere in questo modo, molto meno piatto rispetto a questo. Qui sembra quasi di essere di fronte a quasi una suola di Jordan 1, anche se ha le sue differenze. Ultimo, rapidissimo sguardo d'insieme ai due modelli, ragazzi. Ci sono delle differenze? Ebbene sì. Sono molto visibili? Devo dire di no, anche se, ragazzi, ci sono. Quindi, amici miei, quando comprate modelli di questa caratura, state molto attenti, guardate ogni aspetto, ogni posizionamento delle cuciture, scatola, tutti i piccoli particolari, perché il diavolo è nei dettagli. Detto questo, ragazzi, ringrazio Mike per avermi prestato la scarpa, perché io non ho la versione originale. E niente, ragazzi, non smettete mai di sneakerare. Ci vediamo prossimamente.